Ora vediamo perché la luce cambia direzione quando attraversa la superficie che separa due mezzi trasparenti. Questo è il primo caso quando la luce passa da un mezzo in cui va più veloce a un mezzo in cui va più piano. Immaginiamo che il raggio di luce debba partire dal punto A e raggiungere il punto B. Potremmo pensare che il percorso più logico che segue la luce, più naturale, è quello rettilineo, che va direttamente da A a B. Ma questo percorso rettilineo è sicuramente il più breve come distanza percorsa, quindi come metri, come lunghezza, ma non è il più breve come durata del viaggio, cioè come tempo complessivo. Infatti si può dimostrare che il percorso di minimo tempo, quindi di minima durata di viaggio, è questo disegnato in verde. È una spezzata che permette al raggio di luce di camminare, diciamo, di viaggiare un po' più a lungo nel mezzo dove va più veloce, quindi nel mezzo 1, il mezzo giallo, e di viaggiare un po' meno nell'altro mezzo dove va un po' più lenta, quindi nel mezzo azzurro celeste. Il matematico francese Fermat ha infatti enunciato il principio di Fermat, che dice che per andare da un punto a un altro la luce segue quel percorso, quel tragitto che rende minimo il tempo di viaggio. Ora, nel caso in cui la luce passi da un mezzo dove va più veloce a un altro mezzo dove va più piano, V2 minore di V1, allora si può dimostrare che il tragitto più breve è quello in cui la luce fa un percorso più lungo nel mezzo 1 dove va più veloce e un percorso più breve nel mezzo 2 dove va più lenta. Cioè cerca di stare il meno possibile nel mezzo 2. E la spezzata, questa di colore verde, è più netta, più accentuata nel caso in cui la velocità, cioè la luce rallenta di più, cioè passa da un mezzo dove la luce va molto veloce a un mezzo dove va molto lenta. In questo caso la spezzata è molto accentuata perché la luce cerca di ridurre moltissimo la sua permanenza nel mezzo 2 dove va più piano, e questo è il motivo per cui l'angolo di rifrazione R è più piccolo dell'angolo di incidenza e il raggio di luce si avvicina alla normale tanto più quanto rallenta passando da un mezzo all'altro. Il principio di Fermat del minimo tempo di viaggio si vede bene anche nel disegno di prima, dove vengono presi in considerazione 10 diversi percorsi che può fare la luce per andare dal punto A nel mezzo 1 al punto B nel mezzo 2. I 10 percorsi sono questi, quindi 1, 2, 3, 4. Questo verde è il percorso numero 7 tra i 10 scelti, e qua in questo grafico è riportato il tempo di viaggio. Si vede che il percorso numero 7, questo verde, è quello a cui corrisponde un tempo di viaggio più breve, cioè il tempo minimo, mentre invece tutti gli altri percorsi 1, 2, 3, 4, tutti quanti, hanno dei tempi di viaggio maggiori, come si vede dal grafico, rispetto al tempo di viaggio del percorso disegnato in verde. Non deve sorprendere che il tragitto che impiega meno tempo non sia quello più breve come metri, come lunghezza. Questa infatti può sembrare una cosa assurda, mentre invece è una cosa che possiamo vedere anche nella nostra vita quotidiana. Qua per esempio è riportata la mappa di Roma. Immaginate una persona che abita in questo punto della città e deve andare non so, in quest'altro punto. Allora, il percorso più breve come chilometri è naturalmente quello che passa per il centro storico. Però, a causa del traffico, lungo il percorso più breve si viaggia a bassa velocità. Quindi può essere conveniente, per ridurre il tempo di viaggio, passare invece per il raccordo anulare che è questo qua. Quindi si può preferire un percorso più lungo ma più scorrevole. Questo vuol dire che la persona da questo punto dove abita prende il raccordo anulare, fa tutto questo giro e poi va nel punto finale. Ha fatto un percorso sicuramente più lungo, ma magari ci ha messo un quarto d'ora di meno. Quindi vediamo che anche in questo caso molto quotidiano, molto reale, non è sempre vero che il percorso più breve è anche il percorso più breve come lunghezza, è anche il percorso più breve come tempo di viaggio. A volte è più breve un percorso più lungo dove la velocità è maggiore. In conclusione, quindi, la luce si comporta come se fosse un bagnino che, partendo dal punto A, deve salvare una persona che sta affogando nel punto B,
Un bagnino perché il mezzo 1 sarebbe questo giallo, sarebbe la sabbia, cioè la spiaggia dove il bagnino può correre e quindi va più veloce. Invece il mezzo 2 celeste è il mare, dove il bagnino si sposta a nuoto, quindi va meno veloce che quando corre sulla spiaggia. Quindi il bagnino sarebbe il raggio di luce che va più veloce nel mezzo 1, cioè sulla spiaggia, e più lento nel mare, cioè nel mezzo 2. Allora il bagnino non segue una traiettoria semplicemente rettilinea che collega A e B, ma percorre questa spezzata, perché lui cerca di ridurre il più possibile la durata del viaggio, per andare in soccorso della persona che affoga. A lui non interessa percorrere magari qualche metro in più, interessa arrivare il prima possibile. Quindi il bagnino cerca il tragitto di minimo tempo. E se il bagnino è un buon nuotatore, sceglierà questo tragitto con una spezzata poco accentuata. Se invece il bagnino è un pessimo nuotatore, quindi molto lento in acqua, allora sceglierà una spezzata più accentuata, così potrà percorrere più tempo, diciamo, camminare più a lungo sulla spiaggia dove va più veloce, e ridurre al minimo il percorso in acqua dove è particolarmente lento a nuotare. Nel prossimo video si vedrà questa figura animarsi, perché è un'animazione virtuale. Si vedranno percorrere, cioè la luce percorrerà i vari percorsi dal primo all'ultimo, questi 10 percorsi, e si vedrà anche questo grafico che si viene a creare, associando ad ogni percorso la durata del viaggio, fino ad arrivare al percorso verde, il numero 7, che ha la durata del viaggio minore, per poi il viaggio tornare ad allungarsi, nei percorsi 8, 9, 10, gli ultimi tre.